come cammini? Cammini così, cammini. Buongiorno. Come va? Abbiamo un po', poi anche un po' di barba lunga ci abbiamo. Allora, il protagonista di Ballarò ieri sera era John Wayne, va, protagonista di Ballarò. Questa è la La vita italiana, la pubblica italiana raccontata da Luigi Balla, Adriano Zanacchi, e il carosello storico, sì. Ma questo è un libro. Stupendo, con simpatia John Wayne a me. Ma che bello, oggi ci stiamo scatenando qui con i libri. Bello questo qua, con le fotografie dei vecchi caroselli, ma che meraviglia, che bello. Quello in bianco e nero. Oh, sta bionda chi era? C'è tutta la lista delle persone che hanno partecipato a queste cose. Tutti quanti. Guarda com'è interessata con io. Sei interessato? Calimero. Calimero. Calimero, ti ricordi? Calimero. Protagonista di Ballarò. Ma che fai con sto occhiale? Se tu metti gli occhiali, cioè, ti sei rovinato il tuo viso, il tuo volto. Ieri hai cannato il santo, lo sai, sì. Non era San Bartolomeo. Però finiva con Romeo. Eh? Finiva con Romeo. Finiva con Romeo? Sì, era di San Carlo era ieri. Carlo Borromeo. Borromeo? No? San Carlo di Bartolomeo. Vabbè, no, quello di ieri è passato. Passato lo santo. Concludi il proverbio, passato lo santo. E vabbè, me passa un altro. Eh? E passa un altro. Ne esci sempre alla grande. Come hai detto, muore. Com'era il proverbio? Muore no papà, sempre. Passato lo santo, gabbato la festa, una cosa del genere. Passato lo santo, finita la festa. Invece tu dici passato lo santo, ne passa un altro. Zaccaria. Tutte le feste? No, quello è. Ma chi è quello che si porta via? Che si porta via? L'Epifania si porta via. Ah, vero. L'Epifania si porta via. L'Epifania. Tutte le feste si porta via. Cosa ti regalavano anche per la Befana? Ti ricordi qualche regalo in particolare? Quando eri piccolo? I regali li mettevano meno la riccia. Meno la riccia. Meno la riccia. La mandorla riccia. La mandorla. La mandorla la riccia. Riccia? E chi è sta mandorla riccia? Io la conosco. È bianca, rotonda. Si chiama mandorla riccia. C'è presente le. Come si chiamano le. Olivia Scolane, presente Olivia Scolane? Sì. Soltanto erano bianchi e ricci. Sì. E c'era la mandorla dentro. Non me la ricordo di questi. Io la mandorla. Da noi in Sicilia erano mandorle normali, dritte così. La mandorla. Caramelle sfuse. Ma giocattoli niente? No. No. Qual era il tuo giocattolo da bambino che avevi, che ti piaceva? Prima c'era il fucile, quello con la. Il fucile avevi? Si metteva il tappo di sugo. Il fucile, io lo immagino lui piccolo col fucile, col tappetto di sugo che era legato con lo spago e cadeva. La pistola, quella con le carte. Qual è? Con le carte. Con le capsuline. Che comprava due scatole di capsule. Diciamo queste ti passano. No, ma a me piace il fucile di sugo. Il cascava di sugo. Buongiorno. Arrivato, leggo la Free Press. Allora, vediamo un po'. Hai sentito quello di Marino ieri? Che ha detto? Marino, che ha detto ieri? A Roma ci stanno dei terreni da coltivare. Terreni? Da coltivare. A Roma? Ci sono tanti terreni da coltivare. Dove? A Roma. Via del Corso? Periferia. Ah, sì?
terreni da coltivare. E tu, tu sai coltivare, vero? Sa coltivare. Cosa sai coltivare? Niente, viene da piantare la fava. La fava. La rava. La rava e la fava. E i pomodori. No? Scusa, la rava che cos'è? La rava. Ma la rava? La rava è... Ah, la rapa. La rava. Ah, io pensavo la rava che si diceva. Sì. La rava e la fava, rava. Come diceva Iannacci. Ti piacerebbe avere un pezzo? Beh, sindaco Marino, qui c'è un dato di un terreno, questo che fa fare a... Ma se possiamo chiamare tutti. Poi i pensionati non ci arrivano più a fine mese. Questa è una bella notizia, possiamo dire ogni tanto è una bella notizia per gli italiani. Così, insomma, l'italiana Fabiola Giannotti, a capo del CERN, questa signora qua, cioè, scoprì il bosone, hai capito? Così. Lavorerò per la pace, il bosone. Sai cos'è il bosone di Higgins? Ha scoperto il bosone. 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 È una cosa difficile, molto difficile. Particelle, atomi, insomma, futuro, cose, scienziati. Vedi, Nostra Signora delle Particelle, qui c'è l'articolo. Fabiola Giannotti è la prima donna a dirigere il CERN di Ginevra. Io se dissi la pace, caccia i segreti della materia. Tu in scienze eri bravo? A scuola, scienze, no, eh? Scienze e matematica noi... A disegno eri bravo. Tu eri bravo in disegno? Allora, cosa disegnavi? Saluta la casetta con l'albero a fianco. La casetta con l'albero a fianco, il fucile di sugro. Ma che... La foglia che cascava. La foglia che cascava. E basta, poi matematica ero matematica ignorante, cioè matematica proprio zero. Zero? 6 più 5? 6 più 5? 11. 6 per 8? 48. 7 per 9? 24. Però va bene, perché 24 20, vuol dire che c'è un motivo oggi per cui fa 24. Ci sarà un motivo. Perché l'hai detto convinto, non è che ti sei tirato indietro o hai fatto così, l'hai buttata proprio. Per uno, uno. Eh? Per uno. Uno. Senti un po'. Vogliamo fare un po' di playback? È da tanto che non lo facciamo. Eh? Ginocchio da te? Vai. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me. Basta, io non la so più. Tu? Continua tu, vai, via. Ho sbagliato per te. Signori, Vito Scrimieri in Arte e Agonia, direttamente da Manduria, Taranto, in ginocchio da te. Caffettino? Ritornerò in ginocchio da te. L'alba non è niente per te, io già lo so, ho sbagliato per te, ritornerò in ginocchio da te, ritornerò in ginocchio da te, l'alba non è niente per te, io già lo so. Ho sbagliato per te, ritornerò in ginocchio da te. Io t'amo di più nella mia vita, io ti amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per te, io già la so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te, da te, sì, io t'amo più della grazie, mia vita. Grazie, Ago, ma se no, basta, è lungo. Buona giornata. E domani, ma c'è fuori... C'è? Fuori programma. La radio.